Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento con il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, per aggiornare un po' i telespettatori su quella che è la situazione attuale, partendo ovviamente dai contagi in città. Nella serata di ieri tre persone positive, purtroppo insomma fanno salire il numero dei contagiati a 34, ma comunque ci sono tantissimi guariti. Sindaco, ben trovato. Allora partiamo subito da questo dato che comunque non preoccupa più di tanto, perché abbiamo visto che in altri comuni del comprensorio i numeri sono ben più alti. Ciao Raffaella, naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci seguono da Cilento Channel. Sì, dicevi bene, erano un po' di giorni che fortunatamente non registravamo altri casi positivi, ieri purtroppo tre, però in questi giorni avete notato come sono arrivate tante comunicazioni di persone guarite e quindi il numero si è abbassato. Noi abbiamo avuto un picco a 56 contagiati che si è abbassato mano a mano, oggi siamo a 34 e 93 persone diciamo guarite, e come giustamente dicevi tu un numero molto molto contenuto, e questo alla fine tutto sommato dà merito al comportamento dei nostri cittadini che alla fine, nonostante tutto, nonostante naturalmente dei casi limite in cui non ci siamo comportati bene, però tutto sommato alla fine i risultati non sono così negativi, quindi credo questo vada a segnare positivamente il comportamento che abbiamo avuto in questi mesi. Naturalmente ci auguriamo di proseguire durante il periodo natalizio allo stesso modo, ci auguriamo di non avere mai questa famosa terza ondata che noi speriamo insomma di evitare, in attesa ormai è cominciato il countdown, il conto alla rovescia per l'arrivo insomma del vaccino che dovrebbe essere, come tutti speriamo, un po' la luce alla fine di questo tunnel, però per il momento non ci lamentiamo e voglio dire ho voluto sottolineare proprio che tutto sommato il comportamento atteso i dati credo sia stato positivo. Sindaco, possiamo anche dire ai telespettatori come stanno i cittadini che purtroppo hanno contratto il virus, hanno sintomi, sono asintomatici, insomma com'è il loro stato di salute? Mediamente, se prima stiamo parlando insomma dell'inizio di questa seconda fase della pandemia, quindi settembre, ottobre, insomma veramente c'erano pochissime persone che avevano sintomi, naturalmente ora la percentuale è molto aumentata, quindi certamente ci sono maggiori sintomi, però fortunatamente, ecco, ora negli ultimi giorni non mi risulta che ci siano stati ricoveri e quindi credo che la situazione sia veramente sotto controllo anche da questo punto di vista. Una bella iniziativa proprio di ieri, insomma, la notizia che il Comune ha donato al reparto Covid Hospital due tablet per far sì che insomma le persone che sono all'interno di questo reparto speciale possano mettersi in contatto con i propri familiari. Sappiamo che questo brutto virus purtroppo non dà la possibilità ai familiari di stare vicino ai propri cari e quindi l'amministrazione ha pensato bene insomma di donare questi tablet per insomma alleviare un po' le pene tra virgolette di queste persone. Ci è sembrata una scelta giusta, in particolare per le persone più anziane che magari non sono abituate all'utilizzo delle nuove tecnologie e quindi li abbiamo messi a disposizione, perché abbiamo immaginato che comunque, anche se non puoi vedere una persona, non la puoi toccare, devi stare a distanza, ma vederla comunque online, poterci parlare, poterla guardare in viso, credo sia un elemento di sollievo che ci è piaciuto dare nel nostro piccolo alle persone che affrontano un momento così, così difficile, così drammatico, quindi speriamo veramente possa essere di sollievo, possa essere un momento che li rincuora, e se questo è ne siamo felicissimi, perché con un piccolo gesto abbiamo dato loro insomma la possibilità di confrontarsi, di ricevere delle parole confortanti da parte delle persone che vogliono bene, quindi questo è il minimo che potevamo fare, l'abbiamo fatto, insomma non credo neanche che meritiamo grandi pausi, credo che sia una cosa quasi doverosa insomma di cercare di stare vicino a queste persone, e ripeto se veramente come ci auguriamo li aiuterà, questo ci fa felici insomma veramente.
Un'altra bella iniziativa, Sindaco, è il Carrello Solidale, che è partito qualche giorno fa e proseguirà fino al 20 dicembre in sinergia con la Croce Rossa Italiana, Comitato Agropoli del Cilento, il Forum dei Giovani e la Proloco Sviluppa Agropoli, per un'iniziativa importante di solidarietà verso famiglie che magari necessitano in questo momento, soprattutto per le festività natalizie, quindi una spesa solidale. Sì, assolutamente, ci è sembrato di giusto sostenere queste iniziative, tra le tante insomma che in questo periodo fortunatamente ci sono in città. Non ho mai mancato di elogiare gli agropolesi quando c'è stata necessità di stare vicino alle persone in difficoltà, lo hanno sempre fatto, e quindi questo è un ulteriore segnale che dentro di noi ci sta quella voglia di aiutarsi a vicenda. E nei momenti difficili viene fuori, e questo mi fa piacere. Quindi naturalmente grazie alla Croce Rossa, come sempre si distingue in queste iniziative, grazie ai giovani che hanno voluto dare il loro contributo. Ecco, questo è un altro segnale positivo, la solidarietà che viene dai più giovani certamente ci fa ben sperare insomma per il futuro. Naturalmente queste iniziative non si fermano, noi come amministrazione comunale abbiamo, come sapete, organizzato la questione dei buoni spesa, sono arrivate più di 700 domande che naturalmente stiamo elaborando per cercare di dare il contributo prima dell'arrivo insomma del Natale, in modo da consentire a ognuno di queste famiglie di poter fare la spesa e poter passare un momento di Natale con un pizzico di serenità in più. E poi annuncio anche, stiamo organizzando anche il pacco natalizio che consegneremo alle famiglie più bisognose, in collaborazione con le parrocchie, in collaborazione ancora con la Croce Rossa, con le associazioni che combattono in questo campo anche molto difficile, molto complesso. Insieme a loro stiamo dando la possibilità insomma di questo pacco natalizio che daremo veramente alle famiglie che hanno ulteriori difficoltà. Quindi stiamo cercando insomma in tutti i modi di segnalare un Natale che forse meno festoso ma più solidale. Ecco, questo è il messaggio che abbiamo lanciato di qualche tempo e cerchiamo insomma di portarlo a termine, e quindi giù va benissimo la solidarietà, ringraziamo tutti, va bene il carico solidale, andiamo avanti, mettiamo quanto più prodotti possibili, e poi in questi giorni entro il 22 mi auguro di poter consegnare sia i pacchi e di aver consentito a tutti i cittadini di poter fare la spesa liberamente per affrontare meglio il Natale. Sindaco, quali le novità per quanto riguarda il lavoro dell'amministrazione Coppola per la città di Agropoli, se ce ne sono? Lunedì c'è stato Consiglio Comunale, approvazione di tutti i punti all'ordine del giorno, insomma, che cosa si prevede per la città di Agropoli? E come sapete noi ribadiamo, insomma, ci sono degli interventi immediati che riguardano alcune parti della città, quali per esempio il finanziamento di questa area di parcheggio di sosta in prossimità della chiesa di Padre Giacomo, quindi stiamo parlando della località San Marco, un parcheggio che oltre di sostegno insomma alla chiesa lì, sappiamo la chiesa di Padre Giacomo fondamentale per quella parrocchia, ha necessità, essendo posizionata diciamo in una strettoia di uno spazio maggiore per poter svolgere tutte le sue attività, e poi un parcheggio che sarà anche di supporto alla movida del lungomare, quindi un doppio intervento con un marciapiedi che parte dalla stazione ferroviaria e arriva fino proprio alla chiesa di Padre Giacomo, in modo tale che sia anche un collegamento a piedi in sicurezza. Questo è un primo intervento che abbiamo finanziato. Abbiamo immaginato un altro parcheggio in via Dante Alighieri con l'implementazione di una rotonda per migliorare la viabilità, anche lì un'implementazione di un marciapiedi. Sono due interventi strategici che incrementano insomma i posti auto e migliorano la viabilità. E poi naturalmente non dimentichiamo insomma l'impegno che ci siamo presi per la caserma del commissariato di polizia e l'avvio anche della procedura per la caserma dei carabinieri. Sono due opere di grande impatto sociale che in termini di sicurezza credono rispondono moltissimo alle esigenze della nostra città. Probabilmente in un incontro con il prefetto, che credo potrebbe esserci in questi giorni, definiremo in maniera compiuta il ragionamento del commissariato di polizia.
potremo ufficialmente, insomma, dire, insomma, che la procedura è partita. È chiaro che è il prefetto che deve dare l'input finale e quindi stiamo aspettando il suo ok, perché lui si è nuovamente raccordato col Ministero per garantire questi uomini in più e per garantire il buon esito di tutta la trattativa. E abbiamo parlato anche col comandante, con Trombetti, il colonnello comandante della provincia di Salerno dei Carabinieri, e anche per ragionare su un'ipotesi di caserma ad Agropoli. Quindi abbiamo cercato, insomma, di agire così come il nostro programma elettorale peraltro diceva, sia nel campo delle solidarietà, lo stiamo facendo, nel campo della logistica cittadina, quindi parcheggi, rotonde e quant'altro, e nel campo della sicurezza, e quindi pensiamo, insomma, di aver fatto delle cose che in questi giorni certamente produrranno dei risultati positivi. Ma lasciami anche, insomma, dire che si sta lavorando anche all'approvazione finalmente definitiva, dopo tantissimi anni, del PUC. Si tratta dello strumento urbanistico che da tanti anni, insomma, attendiamo ad Agropoli. Siamo veramente agli sgoccioli. Mi auguro, insomma, che nei prossimi giorni si vada in Consiglio Comunale a terminare anche qui una vicenda molto molto lunga. Parliamo, insomma, di quasi 50 anni di attesa, e speriamo, insomma, che questi ultimi giorni siano foriera di una ulteriore implementazione da parte dei consigli comunali, da parte di tutto il Consiglio, perché si veda finalmente venire alla luce questo strumento urbanistico, insomma, che veramente è atteso da tantissimo. Quindi tanto lavoro per fine anno. Se tutto quello che abbiamo detto andrà in porto, io credo potremo veramente cominciare il 2021 con un approccio diverso. Restando in tema di lavori pubblici, Sindaco, per quanto riguarda il porto turistico, sappiamo che c'erano in procinto dei lavori, poi sono stati bloccati. Insomma, come procede, a che punto sono, ci può aggiornare? Sì, per quel che riguarda il restyling del porto, i lavori sono continuati, il marciapiede è finito, il cattivo tempo li ha un attimino fermati, ma credo che da qui a poco termineranno. Ci sono alcuni dettagli ancora da completare nelle opere che, come spesso capita, una volta che i lavori cominciano, molto spesso capita che bisogna fare delle piccole modifiche che necessitano qualche tempo in più, ma credo che si tratta veramente di poco tempo, e anche qui un'opera che sarà consegnata poi all'inizio del prossimo anno, che potrà essere fruibile certamente dei cittadini. Ci auguriamo in sicurezza, ecco, ci auguriamo veramente che anche lì il porto possa essere tornato a frequentare come succedeva in passato, superato questa fase così difficile. Non è di competenza del comune di Agropoli, mi riferisco alla strada provinciale 278, la scorsa settimana c'è stata una frana, insomma, che ha interessato quel tratto di strada, però vorrei soltanto chiederle se ha avuto notizie dalla provincia per quanto riguarda l'intervento, insomma, su quel tratto di strada. Sì, io mi sono sentito naturalmente con gli organi provinciali competenti, con il dottor Ranesi, che è competente per la provincia sulla viabilità, che ha mandato qui l'ingegnere Somma della provincia proprio per fare una valutazione di quello che era stato lì. In effetti il problema già c'era, nel senso che non c'era un vero e proprio muro di contenimento che in qualche modo teneva in sicurezza quell'area, ma il muretto che noi vedevamo, dove era appoggiato il guardalare, di fatto non andava fino giù. Quindi era solo poggiato su quell'area, e evidentemente un po' le piogge, un po' il lavoro che ha fatto il mare nel terreno ha indebolito, insomma, quel pezzo di costa, e quindi si è venuto a terminarsi la frana. Chiaro che noi come comune siamo intervenuti immediatamente per metterlo in sicurezza, per evitare che qualcuno potesse inavvertitamente farsi male in quell'area, quindi abbiamo fatto immediatamente, stesso la sera. È chiaro che poi subito dopo ho fatto un'ordinanza alla provincia, innanzitutto di mettere meglio in sicurezza quell'area, che noi l'abbiamo messa con le transenne, ma secondo me va implementata in termini di sicurezza, ecco. E ho fatto anche l'ordinanza in media di ripristino, insomma, dell'area. Ora è chiaro che loro stanno facendo un progetto che devono comunque approvare. È chiaro anche, come sappiamo, che la provincia non ha molte risorse, quindi dobbiamo seguirla, devo seguirla, la seguirò con attenzione questa cosa, per sollecitare il prima possibile la messa in sicurezza, insomma, di quell'area. Oggi non so dirvi ancora
le tempistiche né il valore del lavoro che sostanzialmente stanno progettando in provincia, ma certamente ci aggiorneremo per darvi notizie più precise. È chiaro che non vogliamo perdere quell'area di sosta che comunque è strategica, oltre che anche un punto in cui spesso si fermavano per fare qualche fotografia o per dare uno sguardo da quel punto di vista al nostro litorale. Quindi ci piaceva l'idea, insomma, di conservarlo e quindi di metterlo in sicurezza, e di questo, diciamo, parleremo con la provincia quando ci incontreremo, certamente. Perfetto, sindaco. Allora, se non c'è nessun'altra informazione che vuole fornire ai nostri telespettatori, io la ringrazio e la saluto, e poi magari ci aggiorneremo prossimamente su quello che accade ovviamente nella città di Agropoli. Ci aggiorneremo naturalmente, poi ci dobbiamo vedere per gli auguri, perché non voglio mancare tramite Cilento Gian veramente di fare gli auguri alla città per questo anno che sta finendo. Diciamo che speriamo che finisca presto, senza altre cattive notizie, cominciando magari un anno nuovo con un approccio diverso, più sereno. Però insomma, ora lavoriamo perché tutto vada bene per questo fine d'anno, e naturalmente la solita raccomandazione a ognuno. Avete visto certamente in TV in questi giorni come la zona gialla ha portato molti cittadini, purtroppo nelle grandi città, Roma, Milano, avete certamente visto, ad assembramenti enormi, che hanno spinto, diciamo, il governo a avere un approccio diverso rispetto alle vacanze natalizie. Oggi si parla di un momento di chiusura di zona rossa nei giorni clou. E ancora una volta noi andiamo a pagare degli errori che nelle grandi città vengono fatte, magari noi nei piccoli centri, che siamo più attenti, siamo costretti a pagare delle pene che magari non meritiamo. Ecco, per esempio Agropoli è il caso eclatante: noi abbiamo appena 34 casi in città, ci stiamo comportando bene, magari avremmo potuto, che non so, vivere i giorni di Natale, il giorno della vigilia in maniera diversa, proprio perché ci eravamo comportati bene, e magari saremmo costretti invece a viverla più in solitudine per delle comportamenti che magari non ci appartengono, che magari si è fatto altrove. Quindi questo mi dispiace, però veramente qualora dovesse esserci un restringimento, insomma, delle condizioni, la raccomandazione ai nostri cittadini, come sempre hanno fatto, comunque di osservare le regole, anche se lo dico prima io, insomma, che non ce ne meritiamo, però dobbiamo rispettarle, anche perché abbiamo fatto un ottimo lavoro fino ad ora e non dobbiamo buttarlo via in questi giorni. Ecco, quindi è importante che ognuno di noi faccia la sua parte. Quindi con questo, diciamo, vi ringrazio, insomma, per il collegamento. Ti saluto, cara Raffaella, a te, i tuoi collaboratori, a Gianni, e un saluto, diciamo, un abbraccio a tutti i cittadini. Grazie, sindaco, e allora ci sentiremo prossimamente, e poi ovviamente non mancheranno i saluti per le festività natalizie da parte del primo cittadino.